Chiedere il rinnovo del contratto del pubblico impiego che è fermo dal 2009 e non è giusto, insomma, che noi continuiamo a lavorare senza contratto, che vuol dire aumenti salariali, adeguamento salariale, che appunto abbiamo perso un sacco di soldi, di stipendio, perché comunque l'inflazione è andata avanti. E poi anche tutta la normativa che regola il nostro lavoro, i turni, i regolamenti, poi anche per chiedere lo sblocco del turnover, che vengono assunte delle persone, dei giovani che non hanno lavoro, per far funzionare i servizi, perché i servizi c'è sempre meno gente, sempre meno personale, siamo sempre più in sofferenza, privatizzano per sostituire appunto questo personale che non viene assunto, quindi anche contro queste privatizzazioni, siamo per invece la valorizzazione del lavoro pubblico, che è un lavoro essenziale per far funzionare i servizi per i cittadini. Secondo lei per crescere... dovrebbero cominciare ad investire, cioè lì bisogna che i soldi si prendano, fare una patrimoniale ad esempio, come ha detto anche la Camusso, una patrimoniale sui grandi redditi. E da lì tira fuori le rischie, in Italia ci sono, c'è una differenza sociale, ci sono il 10% che c'è la metà del PIL, dei soldi, della ricchezza italiana, da lì prende le risorse per investirle, per creare posti di lavoro, per far funzionare i servizi, per aiutare anche le aziende che hanno bisogno, che vogliono lavorare, dare del lavoro qua in Italia, quindi ci vuole quello. Bisogna anche smettere con sta fissa del debito, in questa fase non si può pensare di ridurre il debito, che tu hai bisogno invece di investire nell'economia per farla funzionare. Bisogna dare voce, anche ruolo di più, ai lavoratori e ai loro rappresentanti, perché sono quelli che hanno più a cuore che funzioni l'economia, perché se l'economia non funziona i lavoratori non lavorano, quindi il governo deve ascoltare anche le proposte del sindacato. E poi bisognerebbe cambiare quelli che ci hanno governato fino ad ora, bisognerebbe cambiarli, mettere... Quindi dovrebbe cambiare il sistema? Sì, secondo me sì, dovrebbe cambiare, dare anche lì, secondo me più lo Stato dovrebbe avere un ruolo di direzione dell'economia maggiore. Adesso questo governo ha semplicemente diminuito le tasse alle imprese, ma senza dire che cosa, dove bisogna puntare, quali settori mandare avanti. C'è tutto il discorso della riconversione ecologica dell'economia che noi ci abbiamo, non è che possiamo neanche produrre e inquinare a più non posso, che il pianeta non ce l'ha più. C'è bisogno proprio di un riorientamento dell'economia, dove il ruolo principale lo deve avere lo Stato. Questa manifestazione sul pubblico impiego, CGL, CISL, UIL, manifestazione unitaria,
Tutti i sindacati stanno a sottolineare le difficoltà di un rinnovo del contratto che non arriva da anni per i lavoratori del pubblico impiego e le riforme che si fanno non tengono conto anche delle esigenze del pubblico impiego. Ovviamente quello che viene fuori è soltanto un avvertimento sbagliato rispetto alla popolazione. Lavorare nel pubblico non significa necessariamente essere lavoratori garantiti. Ci sono tanti spaccati che ancora non sono ben conosciuti. Oggi qui i sindacati sono per dire che loro non sono contro una riforma del pubblico impiego, ma vogliono una riforma che sia anche a favore dei cittadini. Fino ad oggi questo non è stato, ci sono solo tagli, basta vedere quello che succede per gli ospedali, anche per esempio in provincia di Salerno, basta vedere quello che accade proporzionalmente, ogni anno si va in pensione ma non ci sono nuovi assunti, e questo ovviamente caratterizza un invecchiamento dei lavoratori nel pubblico impiego e non c'è il ricambio adeguato. Questo motiva spesso appalti e consulenze che dovrebbero essere invece meglio regolamentati e controllati. Siamo qui in piazza proprio per dire questo: riforma sì, ma con criteri veri, oggettivi e che non penalizzino né i lavoratori né i cittadini. No, scherzo. Che cos'è questo giornale? Noi siamo una casa editrice indipendente e ci occupiamo di solidarietà, ci occupiamo di accoglienza, di immigrazione, e in questo momento stiamo facendo una campagna di solidarietà con il popolo curdo, che è l'unico che sta resistendo contro i neonazisti dell'ISIS. Questo è, diciamo, il focus per adesso del nostro impegno. Poi per il resto, come casa editrice, editiamo titoli di filosofia, di antropologia, diciamo di vari generi. Siamo qui a Roma in via di Porta Labicana 59A e tutto qua. Questo è il nostro messaggio. È un giornale indipendente che si vuole qualificare come giornale umanista, cioè crediamo che il nostro punto di partenza sia la gente comune. Per questo siamo qua, per provare a unire diverse solidarietà sindacale, antirazzista, fra lavoratori, per provare fra persone ad aprire una nuova strada. È ora che la gente si svegliasse e scendesse in piazza a partecipare, perché solo demandare ad altri la rappresentanza in questi anni è stato uno sbaglio. Quindi più gente in piazza per andare a rivendicare tutti i diritti che stanno togliendo ai lavoratori. Oramai neanche più i 10 comandamenti sono attuali, sono stati sostituiti con tutte le forme di precariato che voi vedete elencate qua. Quindi alcuni di questi articoli ne contengono addirittura 3. Quindi se questa è la strada della nuova società, che Dio ce ne scampi. Questa è la più grande manifestazione del pubblico impiego e del lavoro pubblico. È una manifestazione per rivendicare il diritto ai rinnovi contrattuali, il diritto dei cittadini ad avere assistenza, istruzione e garantite il welfare. È la richiesta di avere un colloquio e un confronto aperto, perché solo col sindacato riusciamo a riformare questo paese. Gli altri fanno solo chiacchiere. €20.
siamo in discesa. I lavoratori dei beni culturali a Roma per protestare contro il governo Renzi, per il rinnovo del contratto. Il governo Renzi. Ottimismo per l'Italia. Allora, a Roma per protestare? No, per dichiarare, per dire a tutti che c'è anche un po' di ottimismo in Italia, non sotto quello che va male. Noi siamo qua per dire a Renzi che c'è una parte d'Italia che è ottimista, pensa di andare avanti, che ce la possiamo fare. Quindi il nostro obiettivo, cioè il nostro modo di stare in piazza, di passare con le Tamorre e di dire che c'è un po' di ottimismo. Quindi con Tamorre e con tamburi si va avanti per l'Italia. A Roma per protestare? Per il rinnovo del contratto di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, per dire no a Renzi, per dire no ai tagli lineari alla pubblica amministrazione. Si può intervenire, ma si deve intervenire soprattutto dove ci sono gli sprechi. Bisogna eliminare assolutamente le consulenze inutili. Thank you.
Non so se a mezzanotte mi scade il contratto e posso ricevere i pazienti oppure no, ma impediscono anche la proroga e non tutelano assolutissimamente i colleghi con i contratti atipici che servono di guardia e timbrano il cartellino come tutti gli altri. Allora bisogna avere il coraggio e la forza di dare, non solo dire che il contratto di lavoro vero, tutto il comparto sanità, con un piano sanità così come è stato fatto per il piano scuola. Dobbiamo ribaltare l'anatema insopportabilmente diffuso della salute intesa come costo, voce di spesa subordinata a mere operazioni ragionieristiche. Investire in salute è invece un valore sociale e produttivo per un paese che vuole... Di tutti noi e di tutti i lavoratori presenti in questa piazza, con lo stesso pubblico impiego, perché oggi a questa grande manifestazione di più di 100.000 lavoratrici e lavoratori sono presenti tutte le categorie attive e pensionate del nostro paese. Finito, adesso cambiamo verso, come dice lui. La campagna deliberatoria serviva a una cosa precisa, a far diminuire il numero degli occupati nella pubblica amministrazione e dare meno servizi al paese e ai più deboli del paese. Meno 4,7% dei dipendenti, mentre in Spagna, in Inghilterra, in Francia sono non realizzando i contratti. Guardi. Ma quello che è più importante è che hanno cercato di togliere la dignità al lavoro pubblico, noi non ci stiamo più. Dove fanno i vigili del fuoco, gli agenti penitenziari, le forze di sicurezza a darci sicurezza se non hanno sicurezza loro?
come fanno se non arrivano alla fine del mese per pagare le bollette? Come si fa nella sanità a garantire servizi quando hanno depoverato la possibilità di avere giovani che lavorano? Nella sanità abbiamo una situazione incredibile. Guardate, abbiamo come un disdetto per fare il contratto. Cominciate a spendere lì i soldi per dare dignità ai lavoratori. Ma ci sono tre capitoli adesso. Noi gli vorremmo dare 6 mesi di tempo per ridurre i costi della politica di questo paese. Lo sciopero generale del pubblico. Perché metteremo insieme per dare un segnale alla sanità? Attenzione, scalzatevi, non tutto quello che possono tagliare. Guardate, oggi i nostri giovani, l'unica ricerca che possono fare in questo paese di ricercati è di andare all'estero per lavorare, la ricerca di un posto di lavoro. E invece noi formiamo i nostri giovani, poi li dobbiamo regalare alla nostra concorrenza. E guardate, la scuola di valore, la scuola Renzi ci punta molto. E la scuola oggi con i tagli che sono stati fatti, la penultima in Europa, soltanto la Romania, il governo a dire che noi dobbiamo fare i sindacalisti sul serio. Abbiamo cambiato adesso con questa manifestazione e cambieremo. Per i nostri giovani non si fanno più figli perché non c'è speranza nel futuro. E per il giovane flessibilità in uscita, noi questa sfida la lasciamo per cambiare la vita. Sono tanti e 1.100 euro al mese per il lavoro non si possono barattare per sicurezza del posto fisso. Si vergognino a dire queste cose, che bastano 2 slide, basta una consultazione online per fare da solo le riforme. E le lavoratrici, della pubblica amministrazione dell'Unità, della scuola, da, ci sia diritto alla scuola, all'istruzione, ci sia diritto alla salute, ci sia diritto di avere una pubblica amministrazione che dà servizio vero, non solo basandosi. Saluterà questa piazza così calda.